eravamo rimasti. Non va? Non ha voglia di parlare. Non si sente l'audio. Vabbè, non perdiamo molto tempo, ne abbiamo perso già abbastanza. Quello sono i comizi del 2008 che l'ex mio vice sindaco Alessandro Quarta pronunciava testuali parole su questo palco, rivolte a Massimo Longo, ora suo candidato. Siete vecchi, il vostro programma è vecchio. Avremo modo in questi giorni di farvi ascoltare l'audio, che forse nemmeno il computer riesce a far venire la voce. Si è schifato anche lui. In questi 10 anni di amministrazione abbiamo lavorato solo ed esclusivamente per il bene della nostra comunità, sia quando c'era vice sindaco Alessandro Quarta, sia quando c'era vice sindaco Maria Rosaria Tucci, con delega alla frazione di Calugnano. Lei era il sindaco di Calugnano. Lei è il sindaco di Calugnano. Caro Alessandro, ora continuo con il mio discorso. Non è riferito sicuramente ai giovani della tua lista, e faccio nome e cognome per evitare subito denuncia o qualcos'altro, perché a voi la denuncia è a portata di mano. Non c'entra niente la candidata Perrone, non c'entra niente la candidata Taurino, non c'entra niente il candidato Perrone. Ma ora devi avere il coraggio di aprire quel sarcofago e fare uscire quelle mummie! Quelle mummie che tu stesso hai detto nel 2008 che hanno portato il disastro a San Donato! Sei un bravo archeologo, Alessandro! Non so però come hai fatto a trovare quei reperti, o se sono stati reperti a trovare te. Non so se è vero, ma spero di no. Ragazzi, la calma è la virtù dei forti. Non perdiamo non è riferito a te, Alessandro, perché se vai subito le denunce sono pronte. La calma è la virtù dei forti. Non perdiamo ulteriore tempi con sto soggetto. Ormai lo conoscono tutti per la sua stupidità. Il nostro impegno spazzerà definitivamente non solo Ezio, ma anche tutti quegli stupidi e incapaci suoi collaboratori. Chi sono i miei stupidi e incapaci collaboratori? Cesare Taurino, Emanuele Dell'Anna, Tommaso Grande. Sono questi? O sono Armando Rotondo, Maria Rosaria Tucci, Piero Dell'Anna,
Samuele Foggetti, Miriam Rollo. Non credo queste siano persone stupide, al di là se stanno dalla parte destra o dalla parte sinistra. Sono persone che hanno cambiato letteralmente il nostro comune. Sono persone attente alle esigenze della città di San Donato. La città di tutti, anche nel 2008. Hai detto, Alessandro, la città di tutti. Ma la tua è proprio una fissazione. T'ha fissato proprio. Sei stato candidato sindaco anni fa, sei arrivato l'ultimo, poi hai fatto il passo in avanti, ti sei candidato con me e sei diventato vice sindaco, perché io sono un uomo d'onore e le promesse le rispetto e le mantengo, e non c'è il traditore che possa fermare la mia azione in tutti i sensi. Maria Rosaria Tucci, mio vice sindaco, mi dispiace che stasera non sei qui su questo palco con me o sotto al palco a battere le mani. Leggo su Facebook, perché ormai i social sono quelli che funzionano. A me piace bere il caffè quarto. Pubblica Maria Rosaria Tucci. No, Maria Rosaria. Tu hai bevuto il caffè Pellegrino, hai bevuto il caffè Danieli, hai bevuto la miscela Conte che era ottima, ora cerchi di bere il caffè Quarta, ma sarà un caffè amaro, cara Maria Rosaria, sarà un caffè amaro, e te lo dico con il cuore, perché quando il consigliere comunale Riccardo Pellegrino con dei manifesti ci accusava che sparivano 80.000 euro dalle casse comunali della spazzatura e faceva illazioni sul subappalto che tuo marito prendeva a Galugnano, e Gio Conte era pronto a difenderti e a subire una denuncia, e lo farò ancora per difendere il mio operato. Come ti senti a battere le mani a chi ti ha denunciato? Chi ti ha spinto a fare quella scelta scelerata? Mi ero dimenticato di un altro giovane, Andrea Munno, quello è nato vecchio. E vi spiegherò perché è nato vecchio. Ve lo spiegherò in questi giorni, con dati di fatto. Io non dico chiacchiere. Io non dico chiacchiere. Fatti spiegare adesso, Alessandro, che lo chiedevi su quel video, a Massimo Longo, a Narita Perrone, a Dolorata Mastrolia. Sta parlando di guerra, cioè non sta parlando, stiamo parlando della prima guerra mondiale. Qual è stato il motivo che hanno interrotto l'azione amministrativa? Glielo chiedevi nel 2008, ora li devi far parlare. Ora li devi far parlare, sfascia queste mummie e farle parlare. Non hanno il coraggio forse di spiegare, i cittadini vogliono sapere. Siamo fermi ancora perché il comune di San Donato è stato poi portato al dissesto di chi oggi ti applaude, ti hanno chiamato incapace e ora sono insieme a te. Quale colonna vertebrale dritta? Quale colonna vertebrale dritta? La colonna vertebrale dritta ce l'ha Ezio Conte, chi sta su questo palco, che non mi sono piegato di fronte a niente e di fronte a nessuno, e tu lo sai benissimo. E cara Maria Rosaria, in alcune delibere io sono stato sempre presente, tu mi chiedevi la cortesia di essere assente, e spiega perché. Scusate la rabbia, ma io ho difeso Maria Rosaria Tucci, ho una denuncia per diffamazione, perché ho detto
che l'ho picchiato un caluscio tutto giù per difendere lei. E lo continuerò a fare, Maria Rosaria, lo continuerò a fare. Armando Rotondo, la Fontana di Trevi l'hanno già venduta all'americano. Mi fermo qui, non voglio dire null'altro. La Fontana di Trevi l'hanno già venduta. Andrea Munno voleva una lista giovane, non voleva Ezio Conte. Sono giovane, bello, alto, grosso, con muscoli, non serve questo. In politica non serve questo. Ma ti sei infilato in una catacomba e volevi una lista di tutti quanti i giovani. Anche tu devi spiegare qual è stata la tua scelta che hai messo in difficoltà anche il tuo partito a livello provinciale. Io voglio sapere come si trova Fratelli d'Italia quando deve salire a fianco loro dalla Capone. Quale coraggio! A fianco Dario Stefano. È una lista contro natura. È una lista contro natura. Noi abbiamo fatto tanto e lo continueremo a fare. E lo continueremo a fare. Perché il nostro operato è sotto gli occhi di tutti. Altro che vuoi portare, Alessandro, un clima di serenità. Quando fai pulizie la polvere alza. Noi abbiamo alzato la polvere, ora la abbasseremo noi. Ho un dossier proprio pieno di tutto quello che avete detto, di tutto quello che vi avete mandato. Se mi autorizzate o se avete il coraggio di autorizzarmi, io vi pubblicherò tutto quello che in questi 10 giorni avete detto e avete fatto nei nostri confronti. Dovete avere il coraggio di dire: Ezio Conte, sei autorizzato a pubblicare, a dire tutto quello che noi abbiamo detto. Se avete coraggio dovete farlo, perché è troppo bello venire sul palco e dare solidarietà, a dire amico Ezio e poi dargli una botta di coltello dietro la schiena. Salvatore Danieli, il terzo giorno resuscitò secondo le scritture. Quale nuovo? Torniamo negli anni 80. 75. 75. 75. Torniamo negli anni passati. Chi ha portato il comune al dissesto finanziario oggi è a fianco Alessandro Quarta. Noi abbiamo dato la possibilità ai giovani, perché i giovani sono questi e sono questi il futuro di San Donato. Tommaso, la più bella cosa è quando il maestro supera il discepolo, e tu l'hai saputo fare, e io di questo mi sono orgoglioso di consegnare il comune a te, a Cesare e a tutti questi giovani della nostra comunità. Riccardo Pellegrino, Adam Astroia, Giuda Iscariota. Mi sembrate un titolo di un film. Avete tradito i vostri amici. Massimo Longo e Annalisa Verrone, un altro titolo, Porgi l'altra guancia. Mi viene da ridere, però siccome parliamo di cose serie, parliamo del comune di San Donato, parliamo di San Donato di Calugnano, della nostra comunità, che i cittadini non consegneranno mai nelle vostre mani. Mai! Perché hanno visto il cambiamento in questi 10 anni, in questi 10 anni, perché il cambiamento nella continuità sarà con Cesare Taurino, con tutti questi giovani, non Salvatore Daniele Largo, i giovani, voi giovani li allargate proprio, anzi li avete mandati a casa. Ezio!
Un attimo, due minuti, vi faccio vedere il video. Sentire. E Alessandro Quarta nel 2008. Niente, non lo vuole nemmeno il microfono. Ci sarà modo un'altra sera. Vi ripeto, autorizzatemi a dire su questo palco quello che avete detto in questi 15 giorni della campagna elettorale. Dovete avere il coraggio di fare una lettera scritta, voglio, una lettera scritta, perché con voi le denunce sono incominciate dal 2008 e qualcuno ha detto su, quando mi hanno rigato la macchina sul palco o per strada mi danno la mano, solidarietà. Qualcuno che non so chi sia, non so chi è stato, ma qualcuno lo sa benissimo. Non siete stati voi, ripeto, ma qualcuno lo sa. A mio modo di vedere ci sono gli estremi per la querela per diffamazione. Come? Mi rigano la macchina, ma lo denunciare a me, Ma stiamo scherzando? Avete perso proprio la causa, la cognizione di causa. Dovevano parlare questa sera alle 8:30, non l'hanno fatto. Ieri 2 ore si sono prese, non l'hanno fatto. Sembra che stanno scrivendo i patti lateranensi o il trattato di Maastricht. Poi volevano l'ora dopo. Prendetevi tutto domani, vi consegniamo 4 ore, però vogliamo sentire quello che avete da dire. E non ci dobbiamo confrontare sui programmi soltanto, perché i programmi sono tutti quanti belli. Ci dobbiamo confrontare faccia con faccia, uno contro l'altro, se avete il coraggio. Se avete il coraggio, devono spiegare il tesoro che hanno lasciato sul comune, che se lo vogliono andare a riprendere. Quello che lo hanno tolto i cittadini e non ve lo consegneranno mai più. Mai più. Perché Cesare Taurino ieri ha detto a Cozzaglia, no, non andare su Wikipedia o su Google, vai sul vocabolario salentino, perché quella non è una Cozzaglia, quindi è una frazzata, una frasame, una tarcena, è quello, è soltanto quello. Lui ha detto a Cozzaglia, un insieme di persone disomogenee. Sarcena, un insieme da legna che scace, che vale soltanto per ardere. E basta, e non per amministrare il nostro comune, perché il nostro comune sarà affidato a Cesare Taurino, a tutti quanti voi, perché noi siamo il futuro e lo continuiamo a essere e lo continueranno ad essere soprattutto loro, i giovani della lista Libertà. Con il vostro sostegno andremo a governare di nuovo il nostro comune di San Donato e lo faremo crescere ancora di più. E saluto il sindaco di San Cesario che è con noi, gli assessori, però a noi la lista, caro Alessandro Quarta, ce l'ha presentata Emanuele Dell'Anna, Emanuele Niccoli, un cittadino di San Donato, e non un sindaco di Caplarica, perché ha ragione Tommaso, tu a Galugnano non ci vai, vai soltanto adesso per andare al Calos, Baggiri Vessano. Altro che sei di Galugnano, siamo noi di San Donato e 4 di Galugnano e ci saremo ancora per i prossimi 20 anni. Grazie cittadini, grazie a tutti quanti voi.